Quali novità per il piano di sviluppo rurale? L'assessore Caselli questa settimana alla Commissione Politiche Economiche regionale ha presentato lo stato dell'arte. E ci sono alcuni aggiustamenti da fare che verranno presentati alla fine di questo mese, però è chiaro il messaggio di procedere velocemente al momento in cui l'Unione Europea darà l'ok al piano della Regione Emilia-Romagna, come sempre accade, accadrà anche questa volta, e procedere velocemente per i bandi prima dell'estate, bandi condizionati. E su questo tema chiaramente il piano di sviluppo rurale è l'infrastruttura principale della finanziaria di tutto il mondo agroalimentare dell'Emilia Romagna, che è un'importanza per la nostra regione fondamentale, quindi dobbiamo lavorare perché questi tempi siano rispettati. Okay.